Durante questo viaggio andremo a visitare il centro storico di Capalbio e scopriremo i luoghi più suggestivi da vedere. Entreremo nella bottega di due artigiani e poi ci dedicheremo alla gastronomia e assaggeremo un piatto tipico. Paul, che cosa stai facendo? Io sto facendo queste perline qua per fare una braccialetta. Adesso sto mettendo la cristallina, si chiama, per fare questo vanno messo nel forno, poi diventa lucido come tutte le altre perline, si vede qua. Quando è nata la passione di realizzare questi oggetti? È nato quando ho smesso di fare il vetro piombato, perché ho smesso di fare il vetro piombato perché la mia fornitore di vetro è spostato in Firenze e non volevo rischiare la vita andando a Firenze per comprare il vetro. E così ho cominciato a fare questo. Chi ti ha insegnato a fare questo mestiere? Io sono insegnato. Ho comprato qualche libro e ho cominciato. E dopo tanti, tanti sbagli è uscito fuori qualche cosa. Qualcosa di bello. Ma dicono. E nella vita cosa facevi? Era un entomologo, trafficava con gli insetti a E dove vivevi? E Roma, quando è che ti sei trasferito a Capalbio? 20 anni fa. Quindi sono 20 anni che passi il tuo tempo libero a fare questo lavoro? No, prima faceva l'allevamento di ostriche nel lagone di Orbetello. E tu sei originario di dove? Era nato in Oklahoma, cresciuto nel West, in Arizona, e finito in California. E adesso a Capalbio? Sì, da California, da Roma poi a Capalbio. Quanto ci metti, per esempio, a realizzare un braccialetto così? Quando ci metti, non so, non ho fatto conto. Perché è meglio no, E come si fa invece a fare? perché. Quali Come? sono i passaggi per realizzarlo? Quelli, insomma, che puoi dire? Comincio con l'argilla e fare queste perline qua. Oh, questo ho fatto ieri. Sono molto morbido adesso, si vede, si stress così. Devi mettere questo nel forno stasera e domani diventerà duro come questo. E poi questo va dipinto A mano. a mano, sembra piedi però a mano, e poi messo nella cristallina che sto facendo adesso, nel forno ancora, e vengono così dopo, come questi. Molto, molto belli, davvero. E io sono specialista per fare gatti selvaggi, perché, gatti neri, scusi, perché per fare una braccialetta deve dipingere 20 gatti. Natalino, da quanti anni fa questi cesti? Imparai 7 anni, poi si è fatti altri lavori, la vita ha fatto di tutto. Ho fatto il contadino, ho fatto il manovale, imparai a fare il muratore, ho fatto il guardiano di notte, di giorno, di guardia giurata.
Poi ora sono 4-5 anni che ho ricominciato. Per casa l'ho fatto damigiane, panieri, ceste. Chi è che gli ha insegnato a farli? Io imparai da me solo. Veramente c'era mio padre, buon'anima, che lo faceva lui. E io guardavo lui e facevo questo. E imparai a farli. Capalbio è famosa anche perché si mangia il cinghiale. Buongiorno signora, posso disturbarla? No, no, venga pure. Che cosa si mangia di buono in questa bottega? Allora, in questa bottega si mangia di buono il cinghiale fresco che vendiamo da molti anni. Poi abbiamo i vari salumi, cominciamo dalla salsiccina, il salame rotondo e questo schiacciato. Poi abbiamo il prosciutto di cinghiale, l'ombo e le salsiccine in sottovuoto e poi tutti i vari prodotti del posto, l'olio, i formaggi, i carciofini in olio extravergine, le paste. Cosa bisogna assolutamente assaggiare? Le salsiccine, il salame, il prosciutto, questi sono i nostri prodotti più venduti, diciamo. Sono con Palmiro all'interno della cucina del ristorante La Torre da Carla. Siamo a Capalbio nel centro storico. Oggi che cosa ci prepari, Palmiro? Oggi vi preparo le pappardelle col ragù di cinghiale. Quindi un piatto sicuramente squisito. Quali sono i passaggi per preparare le pappardelle al cinghiale? I passaggi sono tre. Il primo è la scelta della carne, il secondo è la preparazione della carne con la cottura e il terzo è la preparazione della pasta per poi preparare le pappardelle. Quindi iniziamo a scegliere la carne. Sì, la carne per preparare il sugo di cinghiale deve essere di polpa scelta. Questo è un coscio e io consiglio sempre di prendere la carne per il ragù di cinghiale o nel coscio o nella spalla. Questa invece è la bistecca di cinghiale, che a noi serve soltanto per prendere questa spuntatura. Con la quale poi faremo dei piccoli pezzetti di un paio di centimetri quadrati per soffriggerli prima di mettere la carne nella pentola. Allora, questa la tagliamo, la prepariamo, ne prendiamo un chilo per farvi una ricetta per 6 persone e poi andiamo a macinarla. Questi sono i pezzetti del cinghiale che noi useremo per soffriggerli prima di mettere la carne, perché poi quando il sugo alla fine sarà pronto, nella pasta si troveranno questi pezzetti di carne che sono il piacere del palato. Adesso cominciamo la cottura. Mettiamo dell'olio extravergine di oliva nel tegame a soffriggere ed aggiungiamo i pezzettini di carne. Cuocere quanto tempo? 10 minuti, 8-10 minuti. Poi quando questi sono cotti ci aggiungiamo la carne. Una piccola raccomandazione, macinate sempre la carne con una grana grande, non fatela mai troppo fina, sennò diventa una crema e il sugo di cinghiale invece deve rimanere bello, la carne deve essere viva, si deve sentire. Adesso macino la carne che ho scelto e nel macinarla ci aggiungo un pezzetto di cipolla, un piccolo pezzetto di cipolla e un po' di prezzemolo, ma poche quantità perché sennò disturbano il sapore.
Allora, abbiamo soffritto i pezzetti di cinghiale che avevamo preparato, bisogna stare attenti. I pezzetti sono giustamente soffritti quando gli ossetti escono fuori dalla carne, quando la carne si ritira dall'osso. A questo punto aggiungiamo il macinato che abbiamo preparato con il trito di cipolla e prezzemolo. Grazie. Ora lo facciamo rosolare, poi aggiungeremo il vino e dopo ancora gli altri ingredienti. Per rosolare impiega una decina di minuti. Palmiro, i segreti per fare un buon sugo di cinghiale? Prima di tutto bisogna rosolare bene i pezzettini. Quando la carne si muove bene nel tegame, così come sto facendo adesso io, è segno che è ben rosolata e si aggiunge il vino. Il vino si lascia sfumare per 5 minuti, aggiungiamo il pomodoro. Il pomodoro ovviamente è stato sfranto con le mani prima. Ecco, aggiungiamo la conserva, un paio di cucchiaie abbondanti e fra un po' il sugo diventerà rosso. E come nella musica diventa un'armonia. Dopo 2 ore di cottura circa, Palmiro, il nostro sugo è praticamente è pronto. È pronto. Il sugo è pronto, adesso prepariamo la pasta e poi facciamo un bellissimo pranzo. E poi la mangiamo. Palmiro, adesso siamo pronti per preparare le nostre pappardelle. Sì, adesso la mia assistente Katia vi preparerà la pasta mettendo la farina di grano tenero e un po' di farina di grano duro, perché la farina di grano duro aiuta la pasta ad essere ruvida e ad assorbire meglio il sugo. Setaccia un po' la farina e poi farà la fontana e ci romperà dentro le uova. La farina e le uova incominciano ad assodarsi e la pasta incomincia a prendere la prima forma, poi ovviamente l'impasto va spianato.
decina di minuti, un quarto d'ora. L'impasto va fatto maturare, per cui bisogna lavorarlo con pazienza, non bisogna sentire subito la fatica, perché è un po', ad un certo punto è pesante per tirarlo, però va fatto così, non c'è un altro modo. Ecco, l'impasto è praticamente pronto. Adesso la pasta l'abbiamo preparata, l'abbiamo tagliata abbastanza lunga, perché la pappardella deve essere spessa e un po' lunga, perché quando si arrotola nella forchetta quasi non ci deve stare. Poi si avvolge intorno alla mano, si fanno delle matassine e si prepara per conservarla. Palmino, siamo pronti per cuocere le pappardelle? Eh sì, perché l'acqua bolle e anche il sugo fa blu blu. Adesso Katia metterà la pasta nell'acqua. Qualche minuto? 8-10 minuti, perché le pappardelle devono essere belle al dente. E il gioco è fatto. La pasta è cotta. Adesso la insughiamo per bene. Palmiro, il nostro piatto è pronto? Il nostro piatto è pronto, saranno squisite. Ecco le nostre pappardelle maremmane con il sugo di cinghiale. Grazie mille. A voi. Con Riccardo Sebastiani, sono all'Hotel Valle del Buttero, mi trovo a Capalbio, a pochi passi dal centro storico. Che tipo di hotel è questo? Questo hotel innanzitutto è in una posizione privilegiata, perché si trova nei pressi del centro storico di Capalbio e ha una ubicazione piuttosto tranquilla, in quanto la strada termina qui. Quindi possiamo godere davanti di una collina e di un paesaggio bellissimo ancora intatto, e abbiamo alle spalle invece la bellezza del centro storico di Capalbio, appunto. È adatto a famiglie e a coppie che sicuramente non ricercano la vita notturna che si trova anche in altre località turistiche, ma sicuramente è più adatto a chi ricerca una vacanza all'insegna del relax e della tranquillità. Abbiamo un mare bellissimo che anche quest'anno è stato insignito delle 5 vele di Legambiente, quindi la prima spiaggia come qualità in Toscana, e anche però a chi cerca, oltre alla vacanza, anche degli aspetti culturali, visto che Capalbio e la sua piazza principale, che è Piazza Magenta, vive durante l'arco di tutta l'estate di eventi quali Capalbio Libri, Capalbio Poesia, Capalbio Cinema. E questo ovviamente a noi operatori turistici non può fare che piacere. Riccardo, come mai avete deciso di chiamare questo hotel Valle del Buttero? Dunque, Valle del Buttero perché questo hotel sorge in una località chiamata appunto La Valle. Abbiamo aggiunto Buttero perché è un po' l'emblema, il simbolo della Maremma, anche se purtroppo, devo dire, è una figura che sta scomparendo e che la si vede oramai solo in occasioni di particolari feste il o manifestazioni. Il padrone ha il potere e lo stemma, chi lavora a fatica c'ha il pane, e la terra chiamata Maremma ogni giorno è più amara e più cane, ma comunque è un rifugio per tanti, carbonai, contadini, pastori, ed ognuno di noi tira avanti, ma le vede di tutti i colori.
Capalbio è bellissima, quindi secondo me il cliente a Capalbio la vacanza se la deve un po' conquistare. Non è tutto facile, perché già la posizione di Capalbio è bello in salita, quindi qualcuno arriva, ah, per andare in centro storico mi devo arrampicare. Sì, però poi quando arrivi su è uno spettacolo, la vista, i ristoranti, cioè, anzi stimola l'appetito. No, insomma, se la deve un po' conquistare, anche per raggiungere i territori circostanti, insomma, le strade non sono sempre comodissime, però è proprio quello il bello della Maremma, proprio il fatto di essere ancora così selvaggia, intatta, vera. E, a me piace molto per questi aspetti. Hi, what's your name? Caroline. Where do you come from? From Holland. What do you think about this hotel? Very, very nice. Very, very nice people. Yes. And you? I'm from Holland too. I'm Peter, and the hotel was beautiful. Sono con Andrea Zagami, siamo in Piazza Magenta e tu sei il direttore di Capalbio Libri, una delle manifestazioni che anima la città di Capalbio e che appunto ricorre ogni anno. La piazza questa sera è viva perché ci sarà una presentazione di un libro. Esatto. Beh, noi ecco, tutti gli anni, dal 30 luglio al 14 agosto, per 16 giorni presentiamo libri a raffica. Quest'anno abbiamo fatti 24, alle 7 alle 21, con una formula innovativa nuova in cui contaminazione di musica, attori, libri, testimonial e giornalisti. Da quanti anni c'è la manifestazione? L'amministrazione esiste da 5 anni, con questo format da 3. Come mai avete scelto proprio questa piazza? Guarda, basta guardarsi intorno, è assolutamente un teatro naturale, c'è un'acustica straordinaria, è una bomboniera, ha delle quinte teatrali e il nostro sogno è quello di fare effettivamente gli spettacoli. Se guardi quel muro è una passerella, ma può essere anche un palcoscenico strepitoso. Noi siamo davanti a una libreria, quindi insomma questo è in tema con quello di cui stiamo parlando. In effetti la libreria è un progetto che è nato dopo, eravamo venuti qui a scegliere la location per questa manifestazione, abbiamo visto questo appartamento, era un appartamento normale con camera da letto, bagno e cucina, abbiamo convinto la proprietaria a cedercelo per 3 anni e abbiamo allestito una libreria che ha un successo formidabile, è aperta dalle 10 a mezzanotte per 2 mesi di seguito durante l'estate. Sindaco di Capalbio, siamo qui nel centro storico, adesso ti chiedo quali sono i luoghi che non si possono perdere per una visita in questo bellissimo comune. Ma credo che il nostro territorio sono circa 19.000 e passa ettari, sia tutto interessante, soprattutto dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Naturalmente ci troviamo ora nel borgo medievale, che credo che sia una chicca nella terra di Maremma. Cerchiamo di tenerlo e mantenerlo al meglio, però nel quale spicca sicuramente Palazzo Collacchioni e la vista sulla Piana Apoderata e sulla costa tirrenica e sul lago di Burano. Non si può che vedere la chiesa della Provvidenza. Io credo che sia una delle più belle chiese che ci sono qui nell'entroterra e nella costa maremmana. È stata recentemente sistemata. Dal punto di vista poi paesaggistico e naturalistico, naturalmente come non ricordare la prima oasi del WWF del lago di Burano. Uno dei parchi lacustri più belli che ci sono in Italia, una particolarità spiccata. Peraltro questa particolarità spiccata del lago di Burano, che insieme all'oasi naturalistica e circa 12 km e mezzo di lungomare, di linea di costa completamente integra, hanno valso anche quest'anno le 5 vele a Capalbio. Il parco dei tarocchi di Nichi di Sanfal a Garavicchia è una delle mete più gettonate del nostro territorio e della Maremma. Vale la pena di vederlo anche perché lì, come dire, c'è l'imperatrice che accoglie tutti i visitatori e un po' viene considerata da tutti, insieme alla ruota della fortuna, no? Uno dei tarocchi maggiori, un segno del destino. Io mi auguro che anche quello possa segnare chi viene a Capalbio e lo inviti a ritornarci. Però io credo in assoluto che la nostra Capalbio si possa godere, quindi anche chi non è esperto, anche chi magari la conosce poco e ne ha sentito parlare, più per le frequentazioni che forse a volte sono anche un'esagerazione, ma che ci sono e ci fanno piacere. E credo che possa capirne anche il cuore di noi capalbiesi facendo una passeggiata sulle mura,
e guardando in basso. Io credo che già da là possono essere individuati i punti cardine di questo nostro territorio, che, lo ripeto, a noi ci appassiona. E credo anche che chi c'è stato ci ritorna volentieri. In questa puntata abbiamo visitato il paese di Capalbio, che si trova in Toscana, in provincia di Grosseto. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, perché ora si parte. Aspetta, non fa la tirata, metti giù. Fa la filocchina. È una finita, eh? Poi ce lo ripigliamo. Sono con Andrea Zagami, siamo in... Scopriremo i luoghi da vedere di questa zona della Maremma. E poi... Scopriremo in... rifaccio.